Bentornati, incredibile, nel secondo episodio di questa sub rubrica horror incredibile che potrebbe regalarci delle fortissime emozioni incredibili. Oggi proveremo Nightmare Files Clap Clap. Questo l'ho trovato io, vedremo se ho trovato una ciofeca oppure pure questo potrebbe rivelarsi simpatico e carino, incredibile. Vi ricordo, incredibile, che le regole per entrare in questa sub rubrica di gameplay horror incredibile che devono essere giochini molto brevi, che riesco a fare appunto in un episodio massimo 2, oltre ad essere brevi, ragazzi, devono essere o gratuiti o al massimo costare sotto i 5 euro, ok? Incredibili? E i primi due sono stati proprio Rental e questo Clap Clap incredibile. Ripeto, Rental è stato molto carino nel suo mood incredibile. Vedremo questo Clap Clap Clap. Allora, di questo qui io so solo che la miniatura di questo gioco incredibile c'è un tizio che fa Clap Clap. E dovremmo essere tipo dei tizi random che stanno in una casa sus e sentono dei rumori incredibili. Vedremo se riusciremo a platinare anche questo gioco come abbiamo fatto con Rental. Ragazzi, io mi butterei sinceramente, sono abbastanza curioso. Questo ha delle opzioni, perfetto, opzioni solamente audio. Vediamo ragazzi, play. Dai ragazzi, sono curioso. 8 ottobre 1984. Ho visto una pubblicità su un giornale per quanto riguarda prendere un lavoro. Dato che avevo pochi soldi ho deciso di andarci. Va bene. Find Maxime House. Va bene ragazzi. Allora, vi dirò, graficamente assomiglia un po' a quello che ho giocato poco fa. Classica piazzetta di una serie americana X random. Va bene ragazzi. Qui c'è un tizio, andiamo a parlare con questo tizio. Ah, posso interagire con secchi? Wow, ragazzi, ma qui abbiamo un giocone AAA. Buongiorno. Tu, mi scusi, sto cercando una casa sulla strada, mi potresti dare una mano? Ok, quale casa stai cercando? Sto cercando la casa di Maxim. Incredibile. Insomma, mi ha ingaggiato a controllargli casa mentre lui è via. Maxim, questo è interessante. Lui di solito mi dice a me di guardargli casa. Sono Marco Podolski, comunque. Mi fa piacere di conoscerti, Marco. Mi vuoi dire dov'è questa casa? Certamente! È due case più avanti. La mia è qui. Il nostro vicino si chiama Savo. E poi abbiamo Maxim Place. Ok, non puoi sbagliare. Quindi questa è la casa di Marco. Poi di un tizio che si chiama Savo. E poi c'è la casa di Maxim. Grazie Marco, lo apprezzo. Nessun problema. Adesso ho appena ottenuto il mio sistema di automatizzazione di casa. Sono molto curioso. Sembra interessante. Dovrebbe rendere la mia vita molto più facile. Lo sai? Il controllo delle luci, la temperatura, il sistema di sicurezza, cose fighe. Sembra conveniente. Perché hai deciso di prenderlo? Maggiormente per il fatto che sono sparite molte persone qui attorno. Ma principalmente perché il mio vicino Savo ne ha presa una e non può smettere di usarla. Ah, ok, se n'è andato in vacanza subito dopo averla installata. Mi fa ridere il paradosso che questi scaricano un'app che dovrebbe aiutarli a non essere rapiti e l'app sembra quasi che li faccia sparire lei, va bene. Con questo sistema può tenere un occhio sulla casa mentre è via. Ok, spero che ti diverta, vada tutto bene, grazie per la direzione, Marco. Nessun problema, se hai bisogno di qualcosa vieni in casa mia. Va bene, ciao Marco. Colpo di scena, amici! Il sistema di sicurezza si chiama Clap Clap. Quindi questa è una pubblicità del sistema di sicurezza Clap Clap. Molto sus, quindi il sistema di sicurezza si chiama Clap Clap e poi la gente sparisce. Sus. Savo, non c'è. Deve essere questa. Attenzione, c'è il sistema di sicurezza Clap Clap. Sì, sembrava un cane che annusava. Questa mi dà l'idea di un gioco pieno di jumpscare. Molto più di quell'altro che ho giocato prima, ragazzi. Ok, andiamo un po' a vedere qua. Entriamo. Ok, il padrone di casa ha menzionato che le chiavi dovrebbero essere qui vicino. Devo controllare. Mi ha detto che le ha messe nel flower pots, nei vasi di fiori. Ok, ecco le chiavi. Vediamo se funzionano. Entra in casa. Amici, che forti emozioni. Hanno detto che questa è una casa intelligente. Cerca le note del frigo. Ma che faccio? Chiudo la porta di casa? Vabbè, chiudiamola. Intanto, ma ragazzi, siamo fottuti, quindi. Posso muovere tutti gli oggetti, che figo. Allora, andiamo a leggere le note sul frigo. Ehi, grazie per controllarmi casa. Cerca di fare le seguenti cose. Check the mailbox. Controlla la casella della posta. L'acqua nelle piante e butta la spazzatura. PS, premi Q per controllare le luci on e off in tutte le stanze. PSSS, quando hai finito puoi mangiare in cucina. È come Alexa, ragazzi. Cioè, tu batti le manine e la luce si spegne. E si accendono. Ma che figo, guarda un po'. Clap, clap. Quanto da jumpscare questa cosa, ragazzi? Quanto ci sarà un jumpscare pesante su questa cosa, ragazzi? Non avete idea. Il nostro obiettivo è esplorare casa. Ma possiamo interagire con tutto? Che c'è in frigo? Il frigo è vuoto. Ah, posso anche andare in giardino, eh?
Andiamo intanto qua, che dite? Ok, questo è il bagno. Io lascerei tutte le luci accese per sicurezza. Qui? Ah, questa porta... non funzionano le luci? E allora io la chiuderei e non ci andrei mai più, ragazzi, là dentro. Mai più. Andiamo di sopra. Qui? Posso entrare? Buongiorno. Ok. Stanza da letto, con delle foto, una sveglia a bassa risoluzione. Qua dentro? Ok, questa stanza è strana. È un altro bagno? No, questo è un letto. No, questa è una vasca da bagno. Vabbè, mettiamo la paperella nella vasca. Così tanto per essere mainstream. Abbiamo altre due stanze da esplorare. Questo mi sa che è lo studio del nostro tizio. Ah, attenzione. Pericolo non entrare. Ma se io torno prima nella stanza qui sotto, che non riesco a capire. Ah, è il garage, ok. La casa sembra normale, però non siamo entrati nella stanza con scritto non entrare. Ok, questa da sul giardino, va bene. Allora, questo è il foglietto del sistema di sicurezza Clap Clap. Ordine, l'ha pagato $97, beh, neanche tanto. Però mi aspettavo una specie di mini Alexa, ma non la vedo. No, questa è chiusa. Ho provato ad aprire la porta strana, no, vedete, visto è chiusa, ragazzi. Andiamo a controllare la mailbox, ma che immagino sia quella fuori, no? Missing, please help, Camel Jackson. Aveva ragione Marco, la gente continua a sparire. Missing house sitter. Quindi è sparito un ragazzo che faceva il nostro stesso lavoro. Sembra l'inizio di una storia misteriosa. Mi chiedo cosa sia successo. Vabbè, andiamo a dare l'acqua alle piante. Grab the watering can from the garbage. Ok. Ma dai, guarda che figata. Ok, stiamo dando l'acqua alle piante, ragazzi. Per adesso, ragazzi, è tutto troppo tranquillo. Sicuramente questo sistema di sicurezza all'avanguardia, secondo me, c'entra con la sparizione delle persone, altro che, Troppo strano. Cioè, mi immagino un Alexa che fa clap clap e la gente sparisce, non so perché. Vorrei andare a parlare con Marco, ma non so se ci possiamo andare. Tanto sto coso c'ha l'acqua infinita, non l'ho mai ricaricato, ma riesco a dare tutta l'acqua alle piante, fantastico. Vabbè, portiamolo dentro casa, ma butta la spazzatura dalla cucina, va bene, non c'è problema, amico. Tiè, messo pure dritto sul tavolo. Allora, andiamo a buttare la spazzatura, ma è più pesante del previsto. E perché ci sono delle ossa di fuori? Non è che sono le ossa del tizio che ci ha fatto venire sta casa? Qualcuno se ne è magnato? E ha buttato le ossa nella spazzatura? Sarebbe figo, però allo stesso tempo, com'è possibile? Quindi è un Alexa... Questo è stato jumpscare fatto bene. Chi sei? Ispettore Ristolino? Federal Investigation. I need to ask you a few questions. Devo fare alcune domande. Di che cosa vuoi parlare? Ci sono stati dei reports di persone sparite in quest'area. Sparizioni, strani fenomeni. Stiamo facendo un'investigazione, va bene. Sì, ho sentito. Per adesso è tutto tranquillo. Sto solamente buttando la spazzatura. Sei sicuro? Abbiamo ragioni di credere da tenere sott'occhio il vicinato. Va bene. Va bene, starò al 100%. Adesso sto buttando la spazzatura, lo capisci? Sì, ho capito, però tieni gli occhi aperti. Dobbiamo andare a fondo di questa storia. Ok, lo farò, grazie ispettore. Nessun problema, cerca di sopravvivere. Ok, abbiamo preso un achievement. FBI Open Up. Bello, avete dato il nome dell'achievement del meme FBI Open Up. Complimenti, ragazzi. Bello jumpscare, però, mi è piaciuto. Te l'avevo detto, ragazzi, che questo gioco era pieno di jumpscare. Cioè, almeno pochi, ma buoni. Ecco fatto, abbiamo buttato pure la spazzatura. Tiè, guarda che bravi. Prendi un po' di cibo dalla cucina. Io non vorrei entrare in casa, però, amici. A parte questa musica così sussa all'improvviso, però... Io non l'ho premuto clap clap, eh. Io ve lo dico... Tutto bene, amici? Allora, io volevo prendere del cibo della cucina. Tra l'altro la pizza si è spostata, La pizza stava là. E adesso si è spostata. No, io non ci voglio andare di sopra, amici, però. No, 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 no. Ma se mi mangio una bella pizza, mi guardo una bella partita, no, Ragazzi, sta arrivando il momento sus? C'è qualche arma in frigorifero che posso usare? No, non posso usare niente. Controllo sulle scale. Controlla le camere. Ok, qua mi sembra tutto quanto... Possibile che il letto è sgualcito? Ah, è caduto il cartello di non entrare là dentro. Fantastico. Ok, il bagno mi sembra uguale. Mi sembra uguale pure qua dentro. Posso aprire questa porta? Ok, abbiamo preso un achievement. Controlla se tutto... quanto
è in ordine, va bene. Però qui è cascato il cartello, ragazzi, non promette bene. Ok, prendiamo del cibo e mangiamo. Porta i cereali di sopra. Indistruttibile questa ciotola. Devo portare i cereali a letto, ma come funziona questa cosa? Ok, possiamo dormire. Accendiamoci la televisione. Ok. Beh, un bel film horror ci sta, eh. Ok. E ci siamo addormentati. Ok. Ragazzi, non mi potevo alzare perché c'era quell'affare brutto che mi guardava. Non so neanche che diavolo è. L'avete visto, ragazzi? Era un tizio scuro con la faccia rossa. Che cos'era, ragazzi? Quella è la nostra fine. Sembrava Boogeyman. Ma guarda un po', qualcuno ha rotto la stanza dove non dovevamo entrare. Ok, qua è tutto distrutto. Qui c'è un altro bagno. Quanti bagni stanno in sta casa? Ragazzi, ho i brividi. Questa è la scatola di Clap Clap, quindi questo sistema di sicurezza, che mi sa che è più demoniaco di quel che sembri. E qui c'è un armadio distrutto. Questa è la stanza del proprietario di casa. Ha aperto Clap Clap, e qua è uscito quella brutta cosa, mi sa, eh? Ragazzi, io l'avevo detto, mamma mia. Questo gioco aveva dei jumpscare importanti. Ragazzi, io vi giuro, è fatto bene, eh? Ragazzi, l'avete visto, vero? Mi ha fatto Wii! E se n'è andato. Ragazzi, che dovevamo fare? Siamo morti praticamente, no? Cioè, sta giocando con noi. Rubber Ducky. Ah, che simpatico. Mi ha preso le paperelle e le ha messe in giro per casa. Ah, ma quanto è simpatico questo mostriciattolo dalla faccia rossa. Paura! Corri, corri cosa, corri cosa! Figlio mio, corri cosa! Chiusa! Ragazzi, siamo morti! Ragazzi, ci sta trollando il nostro amico gigante. Sono bloccato con i mobili di casa. E no, è qui fuori, è qui fuori, è qui fuori, è qui fuori. Dobbiamo fare? Corri. No, 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 no. Ok, via, via, via! Abbiamo spaccato la finestra, stiamo scappando! Via, 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 via! Che cavolo era quel coso? Devo andare via dalla velocità della luce, via, via, ragazzi, andiamo in un altro continente proprio, via, 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 via! E chi ci ritorna là dentro? No, ma voi siete matti! Non lavoro più in queste case! Clap, clap, che? Ora ci investa una macchina, sarebbe il massimo. Ragazzi, ma siamo impazziti! Ho continuato a correre. Fin quando non ho trovato la stazione di polizia più vicina. Ok, mentre investigavano, ho trovato il cadavere di Marco senza vita in casa sua. Mentre a casa di Maxim sono stati trovati i suoi oggetti personali. Il loro vicino Savo è sparito in circostanze simili. I suoi resti non sono ancora stati trovati. Tutti morti praticamente. A parte tutti i graffi sulle pareti, non sono state trovate tracce di questa creatura. Il caso rimane non risolto, lasciando un mistero così sus nell'aria. Vabbè, ragazzi. Usciranno altri giochi di questo franchise di Nightmare File Series. Ah, è di uno youtuber. Mi sa che lo platiniamo pure questo, che dite? Quindi questo cos'è, il finale buono? Allora, voglio vedere gli achievement. Libreria. Ne abbiamo presi 2 su 6. Buttati nel secchio di Savo. Fatti applaudire dal mostro. Vai in prigione. Quando cadi fuori dalla mappa, il diavolo ti attende. Ok, ragazzi, proviamo a prenderli. Play, forza. Seconda run. Allora, ragazzi, buttiamoci a investigare meglio i secchi di Savo. A meno che dobbiamo buttare la spazzatura nel coso di Savo. Può essere pure. Ma lui è contento, ma non si rende conto che sta per morire. Ah, eccolo! Dovevamo semplicemente aprire il secchio di Savo. E abbiamo la conferma che anche lui ha scaricato questo programma. E quindi è morto male perché il demone l'ha mangiato. Quindi è una specie di Alexa demoniaca. Mi piace l'idea. Get clapped by the monster. Questo non l'ho capito. Viene ucciso dal mostro. Questo è il bad ending, questo. E poi straight to jail. When you fall off the map, the devil chamber awaits. Credo ci sia un seguito della mappa. No, ragazzi, sono intrigato da quello che dice di andare in galera.
E l'altro sus, secondo me, fatti ammazzare dal mostro. Perché, scusami, andare in galera devo fare qualche interazione segreta con il poliziotto, mi fa venire in mente solo questo. Però quella che non capisco è questa qui della mappa. The fall of the map mi fa capire che c'è un limite alla mappa. Quindi devo arrivare nel punto più lontano della mappa, il senso è questo? E allora sono le case laggiù per forza, perché qui è chiuso, lì è chiuso, qui non ci posso andare, su queste case. Che poi mi fa ridere che la pubblicità sia proprio clap clap, quindi proprio un quartiere distrutto da questa Alexa cattiva, assurdo. Qui devo arrivare? Qui non ci posso andare. Dove devo andare? Ah, ok. Abbiamo preso la achievement. Letteralmente dovevamo andare in un punto in cui non c'era il terreno e sprofondare nell'inferno. Va bene. Originale, ragazzi. Siamo morti? Wow! Io stavo per chiudere il gioco! Perché pensavo fosse buggato! Cioè, siamo all'inferno? Questa è una cosa carina. Sento ridere, non promette bene. Vabbè dai, mi ammazzerà il mostro, su. Più che l'inferno sembra l'entrata a un nightclub, non so voi, eh. Dai, amo, mi ammazza il mostro, su. Le mani e poi questo gigantesco diavolone sus, ma che figata, ragazzi. Avanti, terza run, ci manca l'achievement del mostro che ti fa clap clap, che credo sia il bad ending, e quello della polizia non l'ho capito. Però terza partita, ragazzi, riparliamo sempre con il nostro amico Marco. Noi l'altra volta che gli abbiamo risposto chi sei, forse gli devo dire l'altro messaggio, infatti erano due opzioni, ha senso come cosa. Ok, tutto a posto. Sì, la pizza vedi che era sul tavolo, poi si è spostata. Va bene. Forza, speedrun. Che poi sì, praticamente il mostro è uscito dalla scatola. Non so come hanno fatto a creare una specie di intelligenza artificiale che esce dalla scatola e uccide tutti. Molto sociale anche come cosa, con tutto quello che si sente tutti i giorni dell'IA, ragazzi. Poi arriva Clap Clap Nightmare File, che prevede il futuro. Comunque ne faranno altri di questi giochini. Ammetto che è veramente carino. La parte finale riesce a metterti anche un minimo di ansia sus, molto più di quell'altro, secondo me. A livello di paura, tra 3000 virgolette, è molto più creepy questo. È carino per lo stile puccioso di Animal Crossing che si fonde con un pochino a tema horror. Questo però è più creepy. E quei due jumpscarini sono fatti abbastanza bene. Poi la parte finale con quel coso super sus che ti segue, che ti batte le manine, tanta roba, eh? Non è male. Mentre ragazzi, se tante volte ne conoscete altri giochini che rispettano questi due criteri di non essere troppo lunghi e di essere o gratuiti o al massimo costare proprio qualche euro picciolino picciolino, possono entrare in questa piccola rubrica, ragazzi. Gli avevo risposto chi sei, adesso rispondo mi hai fatto mettere paura. No, non è cambiato niente, non mi ha dato l'achievement. Ma se facessi questo? Un pochino potete dirlo che sono un fottuto genio, eh? Allora, avevo il cavolo di secchio della monnezza in mano e ho ripensato al nome dell'achievement che si chiamava Straight to the Jail, mi pare, quindi vai diretto in prigione. E ho pensato tra me e me, magari vado in prigione se lancio il sacco addosso a questo tizio. E ha funzionato. Ed è pure morto. Ecco perché andiamo in prigione. Scusate ragazzi, non dovrei ridere per questa cosa. È una cosa tragica, però ammetto che non mi aspettavo avesse pure un'animazione di svenimento o di morte. Tutto bene, ispettore? E niente ragazzi, abbiamo ucciso l'ispettore. Siamo peggio del Clap Clap Monster. Ragazzi, ci rimane l'ultimo achievement che sono abbastanza convinto sia bad ending. Provo tranquillamente. È stranissimo il design. È praticamente uno Slenderman con la faccia rossa. Dai, forza. Pronti ragazzi, affrontiamolo all'attacco! Siamo morti. Ah, la cimetta è becca di un massaggio chiropratico! Questo sicuramente più horror di quell'altro. Quello ho apprezzato il fatto che unisse lo stile puccioso kawaii di Animal Crossing con un qualcosa di un pochino più horror. Perché per carità, l'atmosfera c'era, cioè, era carino che potevi interagire con gli oggetti, era carino il fatto dell'esorcismo, il mostro era molto low budget perché era un coniglio gigante tipo Slenderman. Questo è già un pochino più originale, con la faccia rossa. Carino la meccanica dell'idea che c'è questa intelligenza artificiale tipo Alexa che uccide le persone. Carino l'achievement di lanciare la cosa alla gente, mi ha fatto veramente ridere.
E il mostro in sé, se lo fai la prima volta, è un pochino inquietante, che ti guarda, ti stalkera, ti batte le manine per spegnere la luce, è carino. Questo mi è piaciuto un pochino di più e spero ne faccia altro, perché l'idea alla base funziona. Se lui riesce a cambiarla e fare tante salse diverse, potrebbero funzionare questi piccoli nightmare file, ragazzi. Ragazzi, io vi ringrazio, fatemi sapere se ci sono altri giochini così incredibili da poter fare in questa mini rubrica che vedrete ogni tanto su questo godoso canale incredibile. Che cosa, come? E ci vediamo al prossimo episodio.